purtroppo c'è un problema proprio di linguaggio, anche perché la gente deve capire, e soprattutto quando noi ci troviamo a parlare di musica e di neuroscienze, di psicologia e anche di pedagogia, mettiamo un po' insieme, mettiamo questo cocktail, diventa complesso perché siamo abituati a fare un linguaggio specifico che poi non è chiaro. E allora, la prima cosa che io volevo un po' accennare è che oggi la musica è declassata. Declassata nel senso che nelle scuole si fa pochissimo. E parliamo tutti di musica, però di questo linguaggio, della grammatica della musica, non c'è un po' di niente. Per esempio, spesso mi capita di incontrare delle persone e faccio gli accenni sull'armonia della melodia. Perché si chiama anche melo. Terapia, sì. Musicoterapia, meloterapia. Quando parlo di armonia, le persone intendono melodia e quando parlano di melodia intendo la stessa cosa. Non è così. Quando parlo di ritmo, in qualche modo è il concetto di ritmo. Bene o male c'è questa idea che siamo bombardati. Ma la luna, per esempio, che è una cosa completamente diversa, l'armonia è quando diversi suoni si incontrano simultaneamente e creano una fusione tra gli armonici. Gli armonici che cosa sono? Ogni suono non è solo un oscillatore nello spazio, ma è un oscillatore multiplo. Sì. Scusatemente, in cosa consiste esattamente la musicoterapia? Cioè come cosa viene offerta esattamente al paziente? Cioè viene sottoposto all'ascolto? Come funziona? Ok, intanto quando noi parliamo musicoterapia, in questo caso siamo in termini che la musica è terapeutica. Perché la musica è terapeutica? Anche il linguaggio è terapeutico, perché per esempio quando si fanno le psicoterapie si fanno psicoterapie per il linguaggio, perché qualsiasi forma di relazione non è semplicemente una comunicazione tra un'unica persona, ma qualsiasi forma di relazione crea una modificazione dei circuiti neurali del cervello, sia nella sfera, nel cervello, nelle zone cognitive, che quelle emozionali limbiche, quelle neurologiche. Quindi tutte le volte che noi entriamo in relazione, le nostre reti neurali si trasformano. Naturalmente, quando entriamo in relazione attraverso la parola, entra in gioco il linguaggio, quindi entra in gioco il significato, la narrazione, entra in gioco l'immagine, perché la parola si riferisce anche all'immagine, soprattutto struttura un'immagine, questa immagine poi entra in relazione con le nostre memorie, si interconnette con la nostra storia e noi attraverso le parole ci raccontiamo e costruiamo la nostra vita insieme agli altri e ci modifichiamo. La musica non usa le parole, è una cosa completamente diversa. Ma la musica, utilizzando gli oscillatori, quindi utilizzando le frequenze, interagisce molto di più, sia a livello spaziale, perché i suoni si muovono nello spazio, è uno spazio acustico, ma diventa poi uno spazio fisico, perché le aree auditive, corticali, interagiscono con quelle motorie. Infatti la musica poi può creare un processo anche di empatizzazione. Si mettono in moto i cosiddetti neuroni specchio che ritrascrivono non solo la gestualità musicale, ma la gestualità motoria. È incredibile, nel momento che muovo un braccio, anche se poi in questo momento c'è musica, noi produciamo musica, c'è una sintassi musicale. Nel momento in cui io parlo, la mia voce in relazione con la tua voce, si crea una fusione anche armonica. E nel momento in cui i nostri ritmi incominciano a interagire, si creano delle sincronicità, delle sincronizzazioni. La musica agisce molto sulle sincronizzazioni, quindi sincronizzando la musica crea degli equilibri o può creare degli squilibri senza domanda. Attraverso l'armonia, i processi degli armonici, cioè attraverso la fisicità degli armonici, la musica che cosa genera? La sintonizzazione. I processi affettivi sono delle sintonizzazioni.
Il cervello limbico, che produce il rilascio di dopamina, che produce tutta una serie neurohormonale e quindi interagisce col corpo, e poi il corpo gli manda i messaggi al cervello e si crea un feedback che, dove queste emozioni si organizzano e poi vengono queste emozioni codificate dalla razionalità, quindi dalla corteccia cerebrale, vengono temporalizzate e nello stesso tempo dalla coscienza, perché la coscienza è la consapevolezza e l'integrazione di questi processi. Quando interagisce con queste aree, può creare, come detto, il benessere o malessere, ma aiuta le persone a scoprire qualcosa del non detto. Soprattutto interagisce molto profondamente nelle memorie implicite. Perché noi conosciamo, quando parliamo di memoria, ci riferiamo generalmente alle memorie esplicite, le memorie semantiche, le memorie del linguaggio. Ma non è così. Perché quando io rievoco una storia attraverso la mia memoria, non evoco solo il fatterello di quello che è accaduto, ma come mi sono sentito, gli odori, i profumi, i movimenti, la mia gestualità, i miei ritmi interni, i ritmi esterni, i miei processi di sincronizzazione, di distonia, i miei processi di disconnessione, perché oggi siamo molto disconnessi. Se la musica, se noi produciamo un lavoro musicale e attraverso questa musica, questo strumento sonoro, riconnettiamo processi di equilibrio, quindi di sincronizzazione, di sintonizzazione, noi incrementiamo il processo di guarigione. E questo è l'aspetto terapeutico. Però, perdonatemi, c'è una limitazione per quanto riguarda la musicoterapia. La musica non è solo terapeutica, è anche educativa. Perché se noi pensiamo solo alla clinica, pensiamo solo ai pazienti che hanno bisogno, ed è giusto, ma non pensiamo l'importanza che la musica può avere come elemento fondamentale nella crescita, della salute, della persona, delle buone relazioni, della gestione della propria aggressività, della gestione del proprio sentire, nella capacità di leggere l'altro, nella capacità di specchiarsi con l'altro, perché oggi soprattutto viviamo una società dove c'è una caduta, un minus di empatizzazione. E in questi processi di disconnessione e di caduta dell'empatia emergono delle condizioni veramente pericolose. La violenza, l'aggressività, sono tutti processi di disconnessione. Infatti la musica migliora perché sono i comportamenti. La musica migliora da controllare la rabbia, l'aggressività. La rabbia. Però dobbiamo stare attenti anche su questa cosa. Io mi interesso per la composizione, quindi conosco un po' il linguaggio musicale. Non sto entrando nel contrappunto, nell'armonia, in questi sistemi sono complessissimi, rischierei di non essere compreso perché ci vuole il tempo, non per altro. Ma quello che è importante, se noi produciamo una musica computerizzata, che è tremenda, scusate, perché così usiamo dei modi ritmici sempre uguali. Voi sapete che il nostro cervello ha bisogno di diversità, integrazione di aree diverse, integrazione di trasformazione. Trasformazione significa anche creatività, fantasia, immaginazione, poesia, vita, amore. Ma infatti il setting è un setting spesso dato all'improvvisazione. Certo. Quello che tu dici è molto importante, perché però rientra nella musicoterapia. La musicoterapia è prima di tutto educativa, perché certo. Il primo input della musica è l'ippocampo, che è l'organo dell'apprendimento per eccellenza, che i nostri giovani adolescenti se lo sono fatti fuori grazie al web, perché la stimolazione ipocampale viene dal mirror, la relazione a specchio, come lui accennava. Il web è lo specchio dei nostri ragazzi e quindi perdendo il mirror c'è un atteggiamento di perdere l'apprendimento e di turba del comportamento, quindi è contenitiva. È contenitiva anche in solo per adulti. Certo. Pensi ai nostri chirurghi che se operano, operano sempre una musica, cioè perché la tensione adrenalinica del nostro operatorio si affronta meglio con la musica. Quindi la musica è il rumore. E sta dicendo una cosa bellissima, sapete? Perché, per esempio, una cosa molto semplice. Voi pensate, se voi prendete un brano musicale, un semplice brano musicale, vedete sulla partitura, sì. 4 quarti, 3 quarti, 2 quarti, ma che cosa significa? Significa che c'è una misura ritmica, che
che è sempre uguale 1, 2, 3, 1, 2, 3, oppure 1, 2, 3, 4, 1, 2, oppure ta 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 ta. Qual è il discorso? Che questa struttura, su questa struttura di pianto, la melodia si struttura seguendo costantemente questa cosa. Dal punto di vista delle neuroscienze, dal punto di vista della pedagogia, dal punto di vista della psicologia, cosa significa? Significa che noi ci stiamo sincronizzando questi ritmi. E se noi invece abbiamo ritmi discontinui, noi stiamo male perché abbiamo ritmi discontinui, l'ansia è un processo di ritmi discontinui. È interessante, per esempio, il Carvalho, il compositore, il grande compositore, che quando deve articolare i cessi incomincia a creare delle, oltre a livello armonico, creare delle dissonanze che non risolvono, perché la non risoluzione crea ansia, la risoluzione invece sta bene, quindi ti crea delle strutture ritme irregolari. Ma la differenza tra i grandi compositori e i piccoli compositori è che i grandi compositori, quando creano degli squilibri nella struttura, li ricompensano nella forza. Ma noi, per poter capire questo, dobbiamo avere la capacità di una percezione non solo sincretica globale, ma differenziata. Quindi un focus attentivo dove le singole parti riusciamo a distinguere e nello stesso tempo mettere insieme. Quindi è un'operazione cognitiva meravigliosa. E quindi la musica è l'impalcatura delle abilità cognitive ed affettive. È come lo scheletro di un grande palazzo. E all'interno di questo palazzo poi ci mettiamo tutti i decori. E quando usiamo il linguaggio, paradossalmente, la parola è la punta dell'iceberg di tutti i processi di frammento. E la risultata. E la coscienza è l'integrazione delle sottointegrazioni e i sottosistemi che si integrano, differenziano le parti, ma noi poi abbiamo una visione globale. E l'amore nella relazione, la ricostruzione di questi processi. E le memorie che si interfacciano, perché le memorie sono sempre diverse, abbiamo la memoria affettiva, la memoria uditiva, la memoria tattile, ma tutte queste cose, come un direttore d'orchestra che dirige, le memorie sono i primi violini, i secondi, i violoncelli, gli ottoni e l'orchestra. E c'è un discorso, la coscienza è il direttore d'orchestra, attenzione, noi invece confondiamo. Il direttore d'orchestra non ha un potere assoluto, perché si dirige, però dettando, si dirige che cosa? Una partitura scritta da un compositore. Quindi la coscienza è solo il direttore d'orchestra. Chi è il compositore? È l'esperienza maturata nel piano, sia a livello, sia le relazioni epigenetiche e sia le strutture relazionali. Le strutture relazionali